Una storia di amore e chilometri, percorsi che si cela dietro l'austera divisa del soldato, ma dietro un soldato ci sono sempre mamma e papà. E nel caso del caporal maggiore aquilano Paola Lanciani, il viaggio è partito da Pescina per arrivare sino a San Candido nella Valpusteria, dove sono in corso i casta, i campionati sciistici delle truppe alpine, ai quali stanno partecipando con successo anche i militari aquilani del 9° Reggimento Alpini, accompagnati dal comandante Paolo Sandri. Mamma Patrizia e papà Paolo hanno voluto raggiungere Bolzano per incitare la figlia Paola, impegnata con le altre donne dell'esercito, nelle gare. Un viaggio affrontato con la tenacia tipica degli abruzzesi. Paola ormai è aquilana d'adozione, nativa di Pescina, vicino a Vezzano, da tanti anni è effettiva al 9° Reggimento Alpini. In questa esperienza si è confrontata con altri 2.000 soldati alpini di montagna, provenienti da ben 10 nazioni. Gli alpini aquilani stanno facendo incetta di medaglie in questa esperienza e hanno dimostrato, pur allenandosi durante l'anno negli Appennini ed operando nelle stazioni principali per il soccorso su pista, di non avere nulla da invidiare agli alpini del nord, che si allenano regolarmente sulle Alpi. I mesi di addestramento hanno dato quindi i loro frutti e hanno permesso a Paola, come agli altri, di poter gareggiare testa a testa con le migliori nel biathlon militare, in un percorso assolutamente non facile. La famiglia Lanciani ha sostenuto la sua atleta durante tutta la gara e alla fine l'abbraccio liberatorio con mamma e papà, che assieme ai tanti militari del nono liberi dalle competizioni sportive, hanno dato supporto e incoraggiamento ai militari impegnati nella competizione.